Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Proviamo Cose Nuove. Oggi andrò a provare le Fonsis, gli originali, i classici Fonsis, visto che già ho provato quelli Bomber Edition e forse un altro tipo, e devo portare successivamente dopo queste, quelle che sono praticamente alle arachidi. È giusto che porti già queste. Adesso cambio inquadrato e andiamo nel dettaglio la confezione. Ok, eccomi qua, inutile vi dico dove l'ho presa, queste sono reperibili facilmente nei supermercati, quindi diciamo ovunque. Fonsis originali, non fritti, se non ti lecchi le dita godi solo a metà. Croccanti di mais al formaggio. Qua abbiamo il simbolo dell'Italia, Fonsis, qua che cavolo c'è scritto, Federazione Italiana Pallavolo, niente, lo metti di nuovo a fuoco. Qua abbiamo scritto tipo Fonsis, il logo della Fonsis, che si cose della Fonsis. Dietro abbiamo poi apri e goditi il pacco da 100 grammi. Qua abbiamo scritto sempre Fonsis, tag Fonsis Italia, condividi Fonsis, sembra stessa scritta di prima, sentite che cotti al forno, non fritti. Qua abbiamo poi il valore nutrizionale, gli ingredienti. Poi abbiamo rispetto all'ambiente, da consumarsi, abbiamo la scadenza, scadono a giugno, il 30 di giugno, le sto consumando a marzo, quindi quando le consumo non sono scadute. Ok, qua abbiamo la scansione del prezzo, non c'è altro, diciamo che il pacco è questo di qua. Qua a destra abbiamo poi il sito della Fonsis con i link dei social. E basta, adesso cambio inquadratura e li vado ad aprire. Come dire, c'è ben poco da dire riguardo queste patatine. Solo fattiva, sanno di formaggio chiaramente. Li ho già mangiati in vita i miei Fonsis, quindi so come sono. Niente, sono detto che devo mangiarne 8, manco so quante ne ho mangiate già, ne mangio un altro paio e basta. Queste Fonsis originali, voto finale 10 su 10, che voto potevo dargli. Cioè, tutti li mangiamo le Fonsis normali, ripeto, cioè, almeno penso, ripeto, voi che mi seguite. E sì, non si sciolgono in bocca, ma che chiaramente perché sono croccanti. Sono ottime, sanno di formaggio, formaggio appunto giusto. E se a volte di essere tipo un pochettino attaccato nelle dita, e niente. Non ho altro da aggiungere, se questo video vi è piaciuto vi lascio un mi piace. Come ho detto, voto finale 10 su 10 e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!